andiamo vedendo. Attendo risposte, qualcuno che annuisca. Di Saro. Sì, non l'ho visto neanche io perché mi fa schifo. No, io purtroppo, mio malgrado, sono capitato per qualche secondo nei neri di tale quale show e ho visto assolutamente come non condurre una trasmissione televisiva. Dico solo questo. Perché Cruciani e Parenzo, vabbè, Parenzo era una cosa, una meba. In luogo di Cruciani, che invece cercava di tessere le trame della trasmissione, ma senza riuscirci. Poi, quando inviti Vittorio Sgarbi in trasmissione, si capisce a che livello sarà la dialettica del programma. Giusto? Esattamente. E adesso siamo al momento di un'altra canzone, quindi musica. Featuring James Blunt con Primavera in anticipo. Oh, ma non abbiamo detto parolacce, ragazzi. Perché è partito il jingle della parolaccia? Vabbè, invece di fare i finti tonti, purtroppo abbiamo pronunciato la parola maledetta. Che è anticipo? Ebbene sì, e quindi non potevamo pronunciare la parola proibita che era anticipo e quindi dobbiamo di nuovo cicalinizzare. Intanto vi lasciamo con la terza puntata di Mister X in Love. Poche ore dopo quella seconda telefonata di Lavi, in cui Mister X veniva informato di un incontro intimo tra la ragazza greca e la sua amata Lisa, il protagonista decise di richiamare a sé il buon Alfonso Signorini, eroe nazionale, per mandarlo in avanscoperta alla facoltà di economia e cazzeggio dell'Atanasio XV di Napoli. Allora, Alfo, il piano è abbastanza semplice e lo capirebbe anche un non professore, ma tu non sei un non professore, intendiamoci. Domani, quando vedrai Lavi nei corridoi dell'università, devi farle alcune domande specifiche circa questo presunto incontro intimo con la zoccoletta. Scrivi. Sono lento a scrivere, detta piano. Ti devo insegnare la scrittura da medico. Detta piano e fa silenzio.
La composizione di quel questionario di 5 domande andò avanti un paio d'ore. Questo perché Mr. X voleva fare delle domande dirette e molto volgari, vista la rabbia che correva nel suo corpo. Mentre Alfonso voleva mantenere dei toni più pacati, in modo da poter avere un dialogo serio con l'Avi. Inoltre, in quelle 2 ore volarono stracci più o meno come quando si doveva votare la fiducia all'attuale governo e un tal senatore ha votato a sorpresa a favore dell'esecutivo solo per potersi salvare il fondo schiena. Quindi, il giorno dopo, col questionario ben nascosto nella tracolla di Hello Kitty, Alfonso Signorini portò l'Avi con sé nel cortile dell'università. Ciao l'Avi. Ciao. Come va? Tutto bene. Rendendosi conto che i due non avevano molti punti in comune, Alfonso tirò fuori il questionario dalla sua tracolla di Hello Kitty, suscitando le risate di Lavi che invece aveva una tracolla con sopra un adesivo di Kenny il Guerriero. In più, attivò il registratore del suo cellulare per far sentire chiaramente quello che la ragazza greca gli aveva detto. Cos'è quella roba? Quale domande le faccio io? Oh, Gamot. Devo subire un terzo grado? Solo 2 o 3 domande, ti dispiace? Dai, a come atto Marachies. Nel dubbio assorreta. Comunque, prima domanda, qual è il tuo orientamento sessuale? Mangia kartoffel, succhia wurstel o entrambi? Teoricamente non sono affari che ti riguardano. Va bene, lo capirò da questa seconda domanda. Sei attratta da Lisa Destri? Beh, carina, insomma, l'ho vista nel suo letto col pigiamino e ti dico la verità, non è stato spiacevole. Quindi, tu e Lisa Destri avete avuto un incontro intimo? Sì, insomma, come dovrei spiegarmi? Sii sincera, Lavi, tu e Lisa avete avuto un incontro intimo? Sì. Ma non c'è stato nessun contatto fisico in quel senso, intendo dire, lei era col pigiamino, io ero in reggiseno e mutandine, e siamo state entrambe anche abbastanza vicine l'una all'altra, ma ti giuro che non abbiamo fatto... Posso fidarmi? È una delle 5 domande? No, è solo che le altre 2 domande erano come eravate vestite, avete fatto sesso oppure no, ma hai risposto prima che te la facessi, quindi... Comunque, se proprio vuoi saperlo, da come mi abbracciava mi ha fatto capire che lei sotto sotto fosse molto interessata a me. Insomma, una di quelle cose che quelle come me sanno capire subito. Beh, ho capito dove devo collocarti. Sei un MK. Quindi, visto che sei molto perspicace, tora pernite tindiaoro? Non so cosa significhi perché non ho fatto perché ho fatto solo greco antico, ma il mio compito qui è finito. Alfonso se ne andò e immediatamente interruppe la registrazione, poi tramite il computer che teneva nella sua tracolla di Hello Kitty inviò via mail quelle domande fatte all'Avi a Mr. X, il quale, dopo essersi svegliato, le ascoltò attentamente e cominciò a sbattere la testa contro il muro al ritmo di un colpo ogni 5 secondi netti. Action. We'll be right back.
Dell'Agostino con The Riddle all'interno di questo ottavo appuntamento del Fabrizio Mico Show. Io non so quanto il nostro Saro, il nostro Dario abbiano potuto sentire di questo appuntamento. Io mi scuso se c'è questa sorta di seconda voce in sottofondo, mi auguro che non la sentiate, io sto facendo l'impossibile per non farmi sentire, comunque per farmi sentire, scusate. Dicevo, quanto abbiamo potuto sentire dell'ultima puntata di Mr. X in Love, non importa. Comunque oggi abbiamo assistito nella TV italiana all'ennesima speculazione televisiva, infatti sull'onda del successo di Il Segreto, cioè Il Segreto de Puente Viejo, la signora Maria Carmela D'Urso, alias Barbara, in quel di pomeriggio 5 ha invitato Tristan, ossia Alex Gadea del Segreto. Si sono registrate delle gravidanze isteriche in quel di Cologno Monzese e soprattutto si sono registrate delle inondazioni di sbavo dovute al fatto che quelle sciure che si divertono a stirare, a fare il sugo, non erano abituate a vedere ad una distanza così ravvicinata un bel ragazzo, diciamo da quando Gianni Morandi cantava Andavo a 100 all'ora. Lo dica in onda, perché quando partono i jingle non c'è la voce. Perché non li sente il jingle, per questo parla poco, perché non li sente. Lo dico perché comunque Gaetè è un bel manzo. Sì, scusa. Sì. Allora, vi voglio ricordare a beneficio di chi ci segue per la prima volta, per chi segue per la prima volta questa trasmissione, che il nostro Saro... Il nostro Saro, lo dico anche a beneficio di Dario, di Lucrezia, che magari ci sente, è assolutamente eterosessuale. È assolutamente eterosessuale. Il problema è che quando vede un bel ragazzo in televisione, diciamo che soffre di impotenza fisica e mentale. Succede che qua ci sono Ashbaki. Poi ci sono i ragazzi che vanno a fare le cose che non devono fare, le donne. Come? Io non sono uno del farmacismo, cioè essere maschio non è che significa non guardare gli altri maschi. Dico, se c'è un maschio, è mio amico. Dario si è... Infatti... Degnissima la... No, voglio dire, carissimi amici miei, noi siamo cresciuti un po' con l'idea del masculo che deve dire solo se le donne sono belle. Non è vero. Dire anche se i maschi, che i maschi sono belli, non è sintomo di omosessualità. Capisci che cosa voglio dire io? Allora, pensieri stupendi della buonanotte, quando un giorno, vista l'ora, sta per finire, ed un nuovo giorno sta per incominciare, un giorno in più per amare, per vivere, per sognare e per non soffrire di attacchi di macismo. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando. Quest'estate sono stato in vacanza con mia cugina e un giorno mi sono masturbato con le sue mutandine. Le sono venuto dentro e sopra il cuscino. Se ci ripenso mi vergogno, ma lo rifarei. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando. Mi sono fatto tatuare la doppia M, ovvero il simbolo di Mad Men, ma dico a tutti che l'iniziale del nome della mia ragazza anche lei non sa nulla. Trovarsi una ragazza di nome Martina è stata la cosa più intelligente che io abbia mai fatto. Ringrazio Saro Zappalà. Grazie a te, Fabrizio, e il nostro Dario, il pubblico che ci ha seguito, e Lucrezia che ancora non è tenuta. No, ma penso che le faremo un contratto per la domenica sera, almeno non sente le tue boiate. Dario Manili. Buonasera.
E noi naturalmente ci risentiamo domani sera, stessa ora, stesso posto, stesso bar. Buonanotte a tutti.